In questo video volevo cercare di trattare brevemente, per quanto mi è possibile, il trattato di Sant'Anselmo d'Aosta, questo famoso filosofo, teologo del XII secolo, dal titolo Cur Deus Homo, cioè perché Dio si è fatto uomo, possiamo tradurlo così. Sant'Anselmo d'Aosta aveva l'obiettivo chiaramente teologico di rispondere a tanti eretici o a tante persone che comunque si ponevano dubbi sul motivo per il quale appunto fosse stato necessario che appunto Dio si incarnasse in un uomo per salvare l'umanità. E quindi cercherò, per quanto mi è possibile, di andare a trattare alcuni punti fondamentali leggendo anche qualcosa dal testo per cercare di capire le motivazioni che hanno spinto appunto Sant'Anselmo d'Aosta a scrivere questo trattato e l'importanza che può avere anche per noi. Cominciamo da un concetto fondamentale che ha espresso appunto Sant'Anselmo, quella della caduta degli angeli. Noi sappiamo che per la dottrina cristiana i demoni appunto sono caduti, si sono ribellati appunto a Dio e per questo appunto non fanno più parte della schiera di quegli angeli che dovevano comporre secondo l'ordine divino appunto la perfezione dei cieli. E secondo la teoria di Sant'Anselmo d'Aosta, gli uomini sarebbero stati creati, anche se Sant'Anselmo non è certo, per in qualche modo sostituire, diventando beati, quindi andando in paradiso, sostituire questo numero appunto di angeli che si era ribellato liberamente, c'è da precisarlo, liberamente, non necessariamente alla perfezione divina, quindi all'amore divino, scegliendo in qualche modo il male. Ebbene, ecco, spiega molto semplicemente questo Sant'Anselmo, che l'uomo, quale peccato ha commesso? L'uomo ha commesso il peccato sostanzialmente di liberamente legarsi con un debito, dice il testo, no? Un debito che però a questo punto l'uomo non può più pagare, cioè nel momento in cui lui, Adamo, chiaramente ed Eva, hanno accettato la tentazione del diavolo si sono posti contro chiaramente l'ordine divino e a questo punto sono piombati in una incapacità tale, sto leggendo proprio il testo, che non è più possibile pagare. Cioè sostanzialmente mentre l'uomo prima era per virtù divina appunto felice e beato nel paradiso e godeva appunto di ogni felicità e di ogni grazia, attraverso la propria libera volontà è piombato in una situazione che praticamente ormai lo rende corrotto e quindi quell'uomo è inescusabile. Perché? Perché la sua stessa incapacità è una colpa, cioè lui è incapace di tornare alla situazione precedente, ci dice Sant'Anselmo, anche se volesse l'uomo cercare di tornare in quella felicità o chiedesse a Dio di tornare in quella felicità che era appunto anche l'assenza della morte, perché noi sappiamo che per la dottrina cattolica la morte è entrata nel mondo in virtù del peccato, Dio aveva pensato l'uomo come eternamente felice, eternamente presso di lui, eternamente estraneo al male. Invece ci dice appunto che la sua incapacità stessa è una colpa perché non deve averla, cioè Adamo ed Eva non dovevano avere la colpa, la morte, la corruzione, hanno fatto loro una scelta sbagliata che li ha portati appunto a questa incapacità di essere come prima. E quindi ecco qui c'è un dialogo che intesse appunto Sant'Anselmo con Bosone, quindi nella struttura classica del dialogo, dove appunto ci dice Sant'Anselmo che è ingiusto che l'uomo non renda a Dio ciò che egli deve, cioè l'uomo si è esattamente come il diavolo che dando ascolto al diavolo si è posto contro l'ordine della creazione e quindi quest'ordine va ristabilito. Infatti dice in effetti la stessa cosa, non avere il potere che si deve avere, avere l'incapacità che si deve non avere. Cioè sostanzialmente Sant'Anselmo sta dicendo che appunto l'uomo non ha più questo potere appunto di fare il bene perché la sua natura è stata corrotta, si è corrotta per una scelta volontaria, non per colpa di Dio, come sentiamo dire da tante persone e eretici vari. Infatti in un capitolo successivamente, siamo già al libro secondo, non posso chiaramente leggere tutto, ci dice come l'uomo non morirebbe se non avesse peccato. Quindi è stato creato tale, dice Sant'Anselmo, l'uomo è stato creato tale da non dover necessariamente morire. E chiaramente se l'uomo non avesse mai peccato,
non sarebbe mai morto. Quindi la morte, la stessa mortalità dell'uomo, è causata, questa è chiara dottrina cattolica, dal suo peccato, che è stato l'aver dato ascolto, appunto, da parte di Adamo ed Eva al demonio. E quindi anche questo stesso corpo verrà poi risuscitato, in virtù chiaramente del sacrificio di Cristo, proprio perché quel corpo, questo nostro corpo, era pensato da Dio come eternamente nella beatitudine, sia il corpo che lo spirito. E da ciò si ricava, dice Sant'Anselmo, chiaramente la prova che un giorno ci sarà la risurrezione dei morti. Perché? Perché chiaramente era stato pensato da Dio questo ordine secondo il quale l'uomo, chiaramente fatto immagine e somiglianza di Dio, era necessariamente beato, doveva essere beato. Questa è un po' la sostanza iniziale di questo testo. Proseguendo, vediamo che Sant'Anselmo comincia a parlare del concetto di soddisfazione, cioè la necessità da parte dell'uomo appunto di dover in qualche modo ripagare questo incredibile debito che ha contratto nei confronti di Dio. Perché? Perché l'uomo ha tradito l'ordine di Dio. Ma Sant'Anselmo si rende conto in questo dialogo con Bosone che questo debito è impagabile, l'uomo non riesce più appunto a tornare proprio in quanto creatura, a tornare a questa condizione precedente, cioè si è creato una frattura totale tra Dio e l'uomo. E quindi chi è l'unica persona che può appunto potrà riuscire a ristabilire quel ponte tra Dio e l'uomo e quindi salvare poi l'uomo? È un uomo. Perché deve essere un uomo, in quanto che Dio ha in qualche modo la necessità, tra virgolette, che sia un uomo a soddisfare questo debito, ma un uomo che sia il più alto di tutti gli uomini, quindi necessariamente un uomo che non conosca il peccato, ma che non sia necessariamente in quanto uomo Dio. Quindi deve esistere un Dio uomo. Dice perché la natura divina e quella umana non possono mutarsi l'una nell'altra, di modo che la natura divina divenga quella umana o quella umana la natura divina, nemmeno esse possono mescolarsi. E quindi è necessario che ci sia qualcuno che potrà dare a Dio qualcosa del suo che superi tutto ciò che è inferiore a Dio, cioè questa persona deve essere superiore a tutti gli altri uomini, quindi a tutto ciò che è inferiore a Dio, ma che necessariamente deve essere più grande di tutto ciò che non è Dio, quindi sostanzialmente deve essere appunto un uomo perfetto, ma un uomo perfetto non può che crearlo Dio, no? Non può che crearlo Dio, infatti dice ora non esiste niente al di sopra di tutto ciò che non è Dio se non Dio stesso. Quindi un po' ricalcando forse la stessa prova ontologica, appunto criticata, insomma, di Sant'Anselmo, egli dice anche in questo testo che non esiste niente al di sopra di tutto ciò che non è Dio, quindi non esiste nessun uomo perfetto, per così dire, che non sia praticamente Dio stesso. E quindi nessuno può compiere questa soddisfazione, quindi nessuno può ripagare questo immenso debito contratto dall'uomo se non Dio stesso, e quindi un Dio però che sia anche uomo. E quindi le due nature che non si mescolano, ma che divengono chiaramente due nature unite in una sola persona, come sappiamo nella seconda persona della Trinità che poi appunto si incarna in un uomo. Ecco, qui è interessante anche vedere invece come mai la spiegazione, che è un po' forse carina, insomma, ma potrebbe farci sorridere, però del perché sia necessario che questo uomo si incarni da una vergine, quindi attraverso una vergine e non attraverso il rapporto normale tra un uomo e una donna. Infatti dice, spiega Sant'Anselmo che Dio può creare un essere umano in quattro maniere, vale a dire o a partire da un uomo e una donna, come mostra l'esperienza ordinaria, o senza uomo né donna, come per la creazione di Adamo. Non c'era uomo né donna, ha creato tutto Dio. O da un uomo senza la donna, come per la creazione di Eva, o da una femmina senza l'uomo, cosa che non ha ancora fatto. E per provare che anche quest'ultimo modo è sottomesso al suo potere, che è stato differito proprio in vista di quest'opera, niente di più conveniente che assumere quell'uomo che cerchiamo a partire da una donna senza l'uomo. Quindi sostanzialmente l'ultima possibilità che aveva Dio di creare
appunto un essere umano, quell'essere umano che poi salva l'umanità, è appunto la quarta che abbiamo letto, cioè quella di far sì che un uomo cresca, nasca da una donna senza l'uomo, ma in virtù ovviamente di Dio stesso, dello Spirito Santo. E quindi ecco che senza minima esitazione occorre che il Dio uomo nasca da una vergine, appunto dalla Vergine Maria. E quindi la quarta, appunto, delle interessanti, delle ragioni, delle possibilità di creare un uomo, appunto, è quella di crearlo da una donna, solo da una donna. E quindi ecco che a certo punto, appunto, Sant'Anselmo ci spiega che se Dio vuole può abbandonare la sua vita e riprenderla. E quindi il Cristo ha avuto la forza, essendo Dio stesso, appunto, di poter abbandonare, quindi di dare se stesso liberamente, non a titolo di debito, perché chiaramente Cristo non aveva niente di per sé da farsi perdonare nei confronti di Dio, il Figlio non aveva niente di cui farsi perdonare nei confronti del Padre, ma liberamente, per amore, appunto, vuole e decide di morire. E questo è un po' il punto della situazione. E quindi chiaramente lui offre se stesso, ma in una maniera che serve solo all'onore di Dio, dice Sant'Anselmo, in una maniera secondo la quale non lo farà da debitore. Sostanzialmente Dio, Gesù Cristo non potrà mai essere debitore nei confronti di Dio, semplicemente per il Padre, semplicemente perché lui stesso è Dio e dunque non ha alcun debito, ma chiaramente sconta attraverso la soddisfazione, paga appunto i peccati dell'umanità. E quindi in buona sostanza ecco che in poche parole vediamo spiegato in maniera molto semplice che Cristo compie appunto questa soddisfazione nei confronti di tutti gli uomini, che però non esclude il fatto che gli uomini ovviamente poi vengano salvati nel momento in cui seguano appunto la volontà di Dio. Quindi escludiamo il fatto che, come dicono alcuni, che la salvezza di Cristo abbia fatto sì che è bastato il suo sacrificio, quindi noi possiamo fare quello che vogliamo, non seguire neanche la sua parola e fare ciò che vogliamo e saremo salvati. No, questo non dice Sant'Anselmo, dice semplicemente, spiega semplicemente quali sono i motivi per i quali appunto era necessario che un uomo della discendenza di Adamo, appunto, la discendenza corrotta, fosse poi colui il quale salvava appunto gli uomini. Quindi la salvezza di Adamo ed Eva e via dicendo. Arriviamo a terminare, insomma, questo breve video sul Cur Deus Homus, parlando anche, insomma, c'è un'ultima parte nella quale in maniera molto interessante spiega, Sant'Anselmo spiega anche perché è impossibile che il diavolo sia riconciliato. Noi sappiamo appunto che gli angeli, ognuno degli angeli ha la propria natura. Nel senso che mentre gli uomini sono riconducibili tutti ad una stessa natura, secondo la teologia, ogni angelo praticamente ha la propria natura. E quindi se da una parte l'uomo, dice Sant'Anselmo, non ha potuto essere riconciliato se non da un uomo Dio, perché? Perché chiaramente si rendeva giustizia di questo grande debito a Dio attraverso un altro uomo che quindi condivideva la natura umana e quindi poteva riscattare tutti gli uomini, perché con il diavolo non può succedere? Si chiede Sant'Anselmo. Anche il diavolo ha commesso appunto un peccato e dunque potrebbe nascere, che so, un altro diavolo, un angelo Dio, che potrebbe in questo modo riconciliare, quindi morire e restituire a Dio con la sua giustizia ciò che i peccati degli altri angeli avevano tolto. Ma spiega Sant'Anselmo in maniera precisa perché non può avvenire, perché non discendono tutti gli angeli da un unico angelo, come tutti gli uomini invece discendono, secondo la teologia, da un unico uomo. Quindi, siccome gli angeli hanno tutti una diversa natura, sostanzialmente, e mentre gli uomini hanno praticamente un'unica origine, che è quella appunto di Adamo, del primo uomo, allora ecco perché appunto a escludere la loro restaurazione v'è anche la circostanza che appunto non possono appunto essere salvati da una persona, un altro angelo che in qualche modo faccia parte della loro specie, per usare un termine appunto della scienza. Quindi loro non possono, appunto gli angeli,
I demoni, insomma, non possono in effetti essere restituiti altrimenti alla dignità che devono avere, dato che è senza aiuto estraneo per la loro propria potenza propria che avevano ricevuto, che sarebbero stati saldi nella verità. Sostanzialmente loro avevano ricevuto da Dio stesso il potere di non peccare assolutamente ed erano anche chiaramente più forti rispetto all'uomo. L'uomo più fragile, invece. Quindi questo per riassumere in breve, quindi spiega in poche pagine, appunto Sant'Anselmo come mai appunto fosse, ecco questo è un ultimo punto che forse ho dimenticato, che non era necessario però che Dio facesse ciò, cioè mi spiego meglio, c'è una necessità che ha fatto sì che Dio si incarnasse appunto in un uomo, ma una necessità non cogente. Cosa vuol dire? Nessuno ha obbligato Dio a salvare l'uomo attraverso il suo figlio, nessuno lo ha obbligato, no? Non una necessità che facesse sì che lui dovesse essere obbligato da qualcun altro, ma una necessità che dipende dalla sua stessa scelta, cioè una necessità che dipende dal fatto che dal momento che dall'inizio dei tempi Dio ha scelto di mandare suo figlio per salvare l'uomo, allora questo atto diventa necessario. Cioè, nel momento in cui questo atto è avvenuto nella storia, allora dice Sant'Anselmo, questo lo chiamiamo necessario, ma una necessità che non è una necessità, è una cosiddetta necessità libera. E sostanzialmente Dio, non essendo ovviamente in quanto onnipotente, è al di sopra di qualunque altro essere, diciamo, è libero. E dunque lui, diciamo, impone a se stesso una necessità che è quella della propria libera volontà di salvare l'umanità. E quindi si parla qui appunto di una necessità non cogente, appunto che Sant'Anselmo ci tiene a dire, guardate che qui io dico necessariamente, ma non inteso come lo intende la filosofia, quindi non qualcosa che deve avvenire per forza, ma che avviene per forza nel momento in cui è avvenuto, cioè nel senso nel momento in cui abbiamo visto che Dio ha voluto salvare gli uomini, allora non poteva avvenire diversamente, proprio perché Dio ha fatto questa scelta dall'inizio dei tempi. La scelta di Dio è nella storia, ma è sempre al di fuori. Dobbiamo ricordarci della storia perché Dio è per Dio chiaramente l'eternità, il momento è questo stesso momento, non c'è il tempo per Dio. Dio sceglie di entrare nel tempo, ma lui è al di là del tempo. E quindi ecco che nel momento in cui sceglie, ha scelto qualcosa che poteva anche non scegliere, ma che chiaramente poi avviene. Perché altrimenti non sarebbe Dio, insomma, essendo egli onnipotente e onnisciente. Quindi, riassumendo, questo cur Deus homo ci spiega in poche parole che non poteva che essere un uomo colui che avrebbe salvato l'umanità, ma attraverso il suo sacrificio, il sacrificio della croce, ma doveva essere un uomo perfetto. Quindi è un uomo perfetto della discendenza di Adamo, un uomo perfetto però non può che essere Dio, in quanto che la perfezione chiaramente non appartiene alle creature, proprio perché esse sono appunto state corrotte dal peccato originale, dalla scelta libera, ripeto libera dell'uomo, non come dice qualcuno, di appunto porsi contro a quell'ordine, quell'ordine che Dio aveva previsto appunto e per cui appunto l'uomo avrebbe dovuto far parte dei beati. Quindi di quei beati proprio in virtù dell'amore di Dio. E quindi Cristo paga poi a Dio quel peccato, quella soddisfazione che altrimenti l'uomo non potrebbe più ricambiare, proprio perché corrompendo la propria natura ha creato una frattura totale, irrimediabile con Dio. Quindi la misericordia di Dio dove sta? La misericordia si unisce alla giustizia, non vanno una contro l'altra, ma proprio nel senso che è possibile una misericordia solo se Dio stesso sceglie di condividere in tutto, fuorché nel peccato, come diciamo, appunto, alla natura mortale dell'uomo, addirittura sappiamo anche le sofferenze, questo non lo dice Sant'Anselmo, ma lo dice il Vangelo, Cristo soffrì e patì e pianse come gli altri uomini, ma non condivise il peccato e la corruzione che porta gli uomini alla morte, cioè quindi questa morte che è entrata nel mondo in virtù del peccato. Prima non c'era la morte, dice la dottrina cristiana. Adamo ed Eva non sarebbero dovuti morire,
ma appunto muoiono in virtù di... E quindi lui sceglie, anche se non sarebbe dovuto essere debitore nei confronti del padre, perché lui non aveva alcun debito nei confronti del padre, sceglie appunto di passare la morte. Cioè passare la morte che è appunto la soddisfazione che Cristo, che il padre chiede appunto al figlio in riscatto del peccato originale, di tutte le colpe. Per quello il battesimo è chiaramente quel passaggio attraverso il quale, in virtù dello Spirito Santo, Cristo ci fa passare appunto a superare la morte, la vera morte, che è la morte appunto del peccato originale. Questo in breve è quello che ho cercato di spiegare in merito al trattato di Sant'Anselmo d'Aosta dal titolo Perché Dio si è fatto uomo, cioè Cur Deus Homo in latino.